Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny con il nostro appuntamento settimanale dedicato ai drop. Drop che questa settimana saranno piuttosto interessanti, non tanto per quello che ho droppato di per sé, che tra parentesi tutto esotico, veramente letteralmente ovunque, solo roba esotica che ho smontato, ma hey là, meglio che niente. Ma appunto come stavo dicendo, per come l'ho droppato, quindi iniziamo subito. Prove di Osiride. Quello che vedrete a schermo in sottofondo sarà semplicemente una parte presa dalla mia live su Twitch di venerdì sera in cui sono andato sul faro, ho fatto lo stream delle prove in diretta e quindi vi porto direttamente questa clip video per il semplice motivo che ho dimenticato di registrarlo a parte. In ogni caso, ve lo dico già adesso, se foste interessati a seguirmi anche su Twitch TV per le mie live, che tra parentesi oggi pomeriggio ne farò un'altra in teoria, sempre sulle prove di Osiride, il link lo trovate semplicemente in descrizione o comunque seguite la pagina Facebook perché scrivo esattamente quando inizierò. Come dicevo, siamo andati sul faro e ho droppato una maschera del terzo uomo dai pacchetti sulla cassa speciale del faro, più un evocatore con danni da vuoto. Successivamente, sempre durante lo stream, abbiamo fatto anche Skolas. Visto che le richieste erano tante, abbiamo deciso di fare questa prigione. E i miei drop sono stati un cifrettore anziano che non si vede a schermo perché avevo le taglie piene, quindi me l'ha dato direttamente da Varix. Cifrettore che però non mi serve perché ho tutte e tre le armi, quelle dei caduti. E mi ha dato finalmente l'ultima arma con danno elementale che mi mancava di quelle primarie della prigione, ossia l'Egida dei Kelly, il fucile Impulsi, con danno da vuoto, mi pare, tra l'altro. Proseguendo, i tre cala la notte. Nel primo ho droppato un bellissimo multistrumento Mida che ho smontato perché ne avevo già due, un terzo non mi serviva, comunque ne ho smontati anche molti di più nella mia carriera su Destiny. E secondo mi ha droppato un Verità che ho tenuto perché su quel personaggio non aveva nessun lanciarazzi alternativo al Gjallarhorn, nessun lanciarazzi del genere, diciamo che potrebbe tornarmi utile almeno per il PvP eventualmente quando utilizzerò armi primarie e secondarie leggendarie. Infine, nel mio terzo ed ultimo cala la notte ho droppato un Falconotte Celestiale, solito drop del ce l'avevo già, non mi serviva, aveva statistiche farlocche, quindi tanto vale averlo smontato. E con questo cala io chiudo i drop di questa settimana. E voi cosa avete droppato? Vi invito a lasciarmi un commento dicendomi cosa avete droppato, dove lo avete droppato e cosa invece avreste voluto droppare. Quindi ragazzi, per quanto riguarda questo video è tutto. Come al solito, vi invito a lasciarmi il vostro feedback, un voto, un commento, iscrivetevi se non l'aveste ancora fatto. Con i drop settimanali noi ci sentiamo settimana prossima e ci sentiremo presto con un nuovissimo video su Destiny. Ciao a tutti!